ragazzi, bentornati nel collegio 2001. Oggi ci sarà il famigerato e il tanto temuto taglio di capelli. Siamo con la seconda puntata del collegio, quindi direi di non perderci in chiacchiere. Abbiamo davvero tantissime cose da vedere quest'oggi, quindi iniziamo e fiondiamoci all'interno del 2001. Vediamo cosa combinano i collegiali questa settimana. Buongiornissimo, cari sorveglianti. Buongiorno anche a voi. Ma mi sa che ci sarà subito il taglio di capelli? Immediato o no? Il preside stamattina si è svegliato. Il preside è incazzatissimo. E vuole augurare a tutti un buon inizio. Comodi, comodi. Entrerà il telefono cellulare. La modernità, il collegio moderno. Mamma mia. Applauso. Mamma mia, io applaudisco. Il problema è che ovviamente saranno tipo i Nokia del paleozoico. Sì, che ho prodotto. Perché la vera novità della settimana è un'altra. Ecco, sembrava tutto troppo bello. Certo. Prego. Qual è il problema? C'è uno scam. Fate pure entrare i ragazzi. Ragazzi? I ragazzi? Scusa, ma che arriva? Che sta succedendo? È bella o brutta questa sorpresa? Ah, i parrucchieri! Allora, vi chiederete se siano nuovi collegiali. No, sono più grandi. E invece sono tirocinanti. Ma non faranno parte del collegio, perché hanno già intrapreso un altro percorso di certo, di formazione. Frequentano il centro di formazione professionale di acconciatura ed estetica di Lodi. Eccoli qua! Questi non sono parrucchieri. Studiano per diventare parrucchieri. E con chi faranno pratica? No. Con i collegiali. A me non me li fanno il caschetto. Che me mi fanno. Io no. Venga con me. Venga che la fuori. Io piango. Ceccarelli, si tolga. Forza, aiuto. Mi piace sempre il momento del taglio di capelli. È importantissimo. Sì? Però vai che già cominciamo male. Ciao. Sei fermo per fuori. Sì, sì, sto fermissimo. Guarda lui che è serio. Ma lui proprio non gliene frega anche la vita, raga. È il Dio santo. No, scusami, però, cioè, ma se piange continuate. Certo. Ma Dio sa... Ma dico... Io comprendo tutto, ma i capelli, raga, ricrescono. Cioè, dai. A degenerare. Cioè, va bene tutto. Ascoltami. Minchia. Cioè, ma guardate come gli tremano le mani al parrucchiere. Io nemmeno mi... Onestamente, nemmeno io mi fiderei di un parrucchiere così. Chiesto quando fa un parrucchiere. Già fa un lavoro suo. Immediatamente. Con il c***o proprio su cui... Tutto in calabrese, gli ho detto. Giuseppe non sembra molto. Minchia, quanto gli hanno tagliati. No, mi fanno schifo. Sembra Biancaneve così. Mi arrivavano qua, adesso ce li ho qua. Dai, Carmelina, non fa così. Dai, perfetta. Però no, mi piacciono. Quali sono? Visto, lui la prende con filosofia. Non mi vedo bene con i capelli. Dio santo. E che cazzo è? Sembra che gli stanno asportando un organo per come fanno, zio Pera. Ma si vede bene con i capelli. Capelli lunghi. Ma c'è motivo di fare così? No, io i capelli non li taglio. Io i capelli non li taglio. No. Tagliare. Io non ho mai tagliato i capelli, quindi non me li voglio far tagliare. Dai. Ecco a voi Leonardo DiCaprio. Preciso, raga, lui gli stanno di Cristo. Ragazzi, ma quanto siete stati pagati per venire a fare i pagliacci qua? Per venire a fare i pagliacci. Come si permette di dare un giudizio quando lei non vuole che nessuno dia un giudizio su di lei? Ma perché? Esatto. La responsabilità di tagliare i capelli, sono dei tre quattro falliti. No. Frate, ma stai scherzando? Minchia, ma se fosse stato fuori io gli avrei dato due schiaffi a questo sto bambino. Vada al preside immediatamente, vada. Signor Puppio, signor Bertuzzi, dal preside. Vai, subito. Ora fanno tutti i nini del preside, tutti i silenziosini, scicoglio. Mi è venuto da imbeire, diciamo così, contro i cinque professionisti parrucchieri. Ma li chiamano professionisti, un attimo fa falliti. Ma mi sono pentito subito, infatti volevo già subito chiederle scusa. Lei dà dei pagliacci. Mamma mia, prima pagliacci per professionisti davanti al CEO del collegio. E chissà perché ha dei seri ragazzi che, come voi studenti, esatto, vengono qua a fare tirocinio
tra l'altro, vedendo come... Quello l'altro è cagato addosso, quello che ha detto Falliti. Il signor Puppio sanno anche farlo. È stato un comportamento eccessivo. Ah, ora ho paura. Terminata la pagliacciata vi dirò qual è la punizione che intendo darvi. Certo. Lei in particolare. Io l'avrei mandati fuori a calci in culo. Al prossimo giro esce dal collegio. Vai. È nervoso, ma veramente una volta. È esaurita, raga. Ma che minchia sta facendo, raga? Cosa? Ma lei mi sta facendo fa? La taranta? Venga che facciamo la taranta, venga. Ma che sta facendo? No, raga. Adocci, ma fette. Mi spiace dover ricorrere a lei nuovamente, ma la signorina manca di rispetto. Non solo è... Ma non è vero, gli ha detto vaffanculo. Le sta dicendo tutte, ma non è vero. Silenzio. Poco fa mi ha detto una parolaccia non del tutto gradevole. Piacevole. Esatto, non gli è mancato di rispetto, non gli è mancato. E decisamente sta dando in forte, fortissima. Escandescenza. Guardi che abbassi. Ma non ho fatto nulla, ma lei che esagera. Ancora? Ma stai zitta, zio cane! La mattina alla sera mi dice, sono maleducata, mi dice le peggio cose, quindi non se la prendo soltanto con me, ma anche con lui. Cosa sta dicendo? Un'offesa a lei è maleducata. Io non sono maleducata. Stia zitta. Ancora? Non mi urli, però. Per favore, non mi urli, attenzione. Okay. Non voglio lezioni da lei, da una persona che si esprime come mi è stato detto, che non ha il senso della disciplina. Espulsa, raga. Sento profumo di espulsione, non so perché, io lo percepisco il profumo di espulsione ogni volta. Per le persone che sono più preparate di lei, che sono più anziane di lei, che hanno più autorità di lei. Lei non è adatta a vivere nella comunità del collegio. È espulsa dal collegio. Grazie. Prego. Buongiorno. Mamma mia, raga, l'avevano usato sto profumo di espulsione, mamma mia. Giorgio. Giorgia, dove vai? Mi hanno cazzato! No. Ma scietto, ma che cazzo ti aspetti? No, mi hanno cazzato, non me ne frega un cazzo! No, Giorgia! Maria, come piango! No, Giorgia! L'ho capito, me lo devo scrivere su un foglio! Ma zittare, guarda che se non dispiaciuti è basta, cioè nel senso. No! Picciolo, non ho mai visto uno scempio così scempio nel taglio dei capelli, vi giuro. Tanto, non serviva l'interno di questo Giorgio, vattene a fangu. Raga, ma seri? Ah, ma sincero, tanto crescono i capelli. Una tagliatina in più, una tagliatina in meno. Ti voglio bene, non mi ricordo come si chiama il napoletano, ma ti voglio bene, raga. Ah, momento della foto di Rito, tra l'altro con una fotocamera digitale, attenzione. Va bene, siamo belli. Che bello, che bello. Con il preside e i sorveglianti. Mamma mia, corra. Che bello quadro antico, come si suol dire dalle mie parti. Signor Marone, stamattina, come si dice, ha sbiellato. Mi piace, ha sbiellato un termine autoctono moderno. Ah, tu cazzo, sta benissimo. Magari. Ma sono d'accordo col preside. Altri che devi star bene, ma per me, quando mi vedo. Ci si abitua a tutto, ci si abitua, no? Io mi sono abituato alla pelata. Se penso sia la prima battuta che fa il preside. Ho pensato di darvi alcuni versi. Sono sì. Tre strofe di un grande poeta. Bello, italiano, mi piace. Alessandro Manzoni. Ah, bello. Bello. Sentite perché l'ho scelto. Sparsa le trecce morbide. Le trecce, furbacchione il preside. Dovrete impararli a memoria e sarò io stesso a interrogarvi. Certamente. Quando meno ve l'aspettate. Ah, quando meno se l'aspettano, quindi non hanno una deadline, ma quindi... Così potrebbe arrivare di soppiatto l'interrogazione, mi piace. Buon pomeriggio. Come sapete, per la prima volta entrerà nel collegio il cellulare. Attenzione. Non vedo l'ora di avere il telefono, così chiamo mia mamma. Giusto. Ma siccome le cose bisogna un po' sudare. Chiaro. E quale migliore occasione se non sudare facendo attività esterna ginnica? Facciamo una competizione. Sì. Di fitness. Bello. Siete divisi nei due indirizzi che avete, il linguistico e l'artistico. Chiaro. E l'indirizzo che vincerà questa sera avrà il cellulare? Chiamare casa con il cellulare. Marò, fratem. Buon lavoro, buon divertimento. Grazie. Ai collegiali abbiamo sempre capito che per farli andare bene gli devi dare o premi o cibo. Proprio le regole base del collegio. Faremo una lezione. Sì.
di Zumba. Di Zumba. Chi di voi nel 2001 era arrivata la Zumba? Non mi ricordavo. Innanzitutto, che cos'è la Zumba? Tipo i vecchi che fanno nell'acqua gym questa cosa così. No, sarà quella è acqua gym, non è? Perché mia zia la faceva. Pronti? Per trionfare in una sfida di ballo, prima bisogna conoscere i passi. Incrocio e torno indietro. Che bello momento di giubilo, che bel momento di divertimento. Olè. Uno, due e tre. La cosa più cringe che abbia mai visto in questa edizione. Esatto. Una soddisfazione. Vince il settore linguistico questa prova di ballo. Quindi avranno probabilmente il cellulare. No smartphone, ma il cellulare. Mamma mia, raga, che era figo. Che top. No, il Nokia 3310 gli hanno dato. Con la cover. Ma dove l'hanno recuperata quella cover, raga? Tutto bene. Amo giù da carriera o balla che era male di 10 minuti per parlare. Raga, lui lo amo, cioè. Maria, mamma! Non mi credo, mamma! Che fanno i cani? Che fanno i cani? La chiamiamo da un... da una banca, ha vinto 5 milioni. Mi hanno fatto la frangetta, voglio morire. Sì, dai, 3 minuti, bro. Raga, qualcuno non chiama e va a finire a schifio. Oh, aspia, sorvegliante. Ciao. Ciao, tutto a posto, ciao. Finché... A quanto gli rimango? 30 secondi. Sono praticamente finiti. Dunque, Santeramo, totale 7 minuti. Ma gli hanno cronometrato. Vabbè, totale 5 minuti. Io adesso, per una vostra responsabilità, devo andare dentro a interrompere la telefonata di Marrone perché non siete riusciti a gestire mezz'ora di telefonate. Ah, io mo so cazzo. Chiedo scusa, Marrone, mi perdoni, ma devo interrompere la sua telefonata. Saluti. Ah, però, poverino. E infatti, poverino. Ci sarà un altro momento, va bene? Mica, io mi incazzerei. Va bene. Minchia, è riuscito, siete una malata ai fanghi, bassa e devoate. Non mi fa niente, sa che ci ho rimesso io su. Vero uomo, cazzo. Abbiamo fatto l'apprendimento verticale. Oh, ci giriamo tutti da questa parte. Cosa stanno facendo? Quindi da dove giriamo, ci facciamo finta che deve andare da questo lato. Ma cosa stanno facendo? Sto cercando di vincere la borsa di studio e non posso giocarmela per fare questa cavolata. Bravo. Non è neanche la cosa più divertente del mondo. Sono d'accordo. Ben trovato. Ma dico io, ma che gioco è? Ma che cos'è? Tutti. A lei pure. Anche a quelli che mi danno la schiena. Non ti girare. In piedi. Che ridere. Aspetta. Giratevi subito. È lei la caffona che sta dietro, Raga, non l'ho sentito, gli ho detto è lei la cafona che sta dietro. Cioè, lui rischia l'espulsione tipo così. No, non sbatte. Inizia a sentire, raga, predict profumo di espulsione. Non sbatte il libro di fianco, ma che modo è questo? Ricomponiamoci. Non vede? Ci vede? Si faccia la cataratta se non ci vede. Si faccia la cataratta! Io andrei dal preside. Bertuzzi è troppo arrogante con i prof. Lei si accomoderà subito nell'ufficio del preside. Raga, lo deve espellere. Se non le spelle, il preside mi scende un sacco. Ma si sta saltando? No. Ma si sta saltando? Come si permette? Ma perché? No, come si permette lei? No. Vada, signor Bertuzzi. Ma io mando lei dal preside. Lei manda me dal... Raga, ma stiamo scherzando? Raga, ma se... Cioè, a posto, fra. Ma già preside. Mi accompagni lei? Ma ancora continua? Ma è stupido. Ma ancora continua? Che cosa ha detto? Raga, se prima sentivo profumo di espulsione, lo do per certo. Le pagliacciate come quella. No, devo andare a dire una cosa alla signora Cotalecchio. Ti prego, no. Fa che non stia accadendo. Ma cosa mi date il pagliaccio? Ma lei è una pagliaccia. Ma come si permette? Le pagliacciate le farei qui. E ora finiamo la... Guardi! È un coglione. Cioè, lo sap... Ok, diciamo tutti che è un coglione. Appurato? Perfetto, grazie. Andiamo avanti. Cos'è successo? È successo che io non sono stufo della signorina Petolicchio. Della signorina Petolicchio. Che... Ah. No, non esiste che lei entra in classe e mi sbatte il libro di fianco. Lei come no? Risposto? Eh? Non ho questo ricordo. Non ho questo ricordo. Non rimembra. Certo. A me risultano parole irripetibili. Vorrei che vi avessi il coraggio di dirmela. Ah, l'ho malata fa... Ah. Vabbè, ma cioè, mi scusi, stavo uscendo dalla porta. Non è che adesso gliel'ho detto, l'ho sussurrato. L'ho sussurrato, però l'hai detto. Ma perché l'hai detto in faccia, coglio?
Allora io le faccio questa domanda: lei ha presente cosa è successo negli scorsi non molto numerosi giorni? Raga, lo deve spellere, se non le spelle non va bene. Quante volte io ho dovuto riprendere? Deve spellerlo. Ho promesso, signor Bertuzzi. Le ho detto che se lei ne avesse fatto un'altra, cosa sarebbe successo? Espulso. Mi avrebbe cacciato? Esattamente, signor Bertuzzi, lei è espulso dal collegio. Via! Ma cazzo è lei? Lei è espulso dal collegio. Mantenga la sua giacca. Ma questo è quello che va. Come si permette? Ma vada fuori. No, raga. No, Viccio, cioè, genitori, prendetelo, chiudetelo cazzo in una stanza e insegnategli l'educazione a sto coi. Lei è fuori, lei. Raga, certo, cioè, non c'è più il rispetto veramente del mondo, delle persone, di tutto. So che mi devo trattenere, però dovrei riuscire a farlo. Compa, sai cosa ti consiglio? Un ottimo psicologo o psichiatra, a volte. Ciao, ragazzi. No, mamma mia. No, wow, frate, ma cosa poteva mai accadere andando dal preside? Wow, espulso, no. Ma vaffanculo. Momento della mensa dopo una serie di lezioni che vi ho risparmiato. Ma paesa che lenticchia è buonissima. È arrivato il momento. Patate l'estate. L'ansia, cioè proprio l'ansia. Ah, nel frattempo il preside ha chiamato in causa quelli della poesia, tranne uno, che non ce l'ha fatta. C'è morbide sulla fannuso petto. Sì, però quando la reciti, recitala, non la leggi sulla fannuso petto. Secondo che il preside mi fa paura. Sotto sotto, un minimo. Guarda la vita è il termine del... è il termine del... lungo tuo martir. Se l'è cavata. Dai. L'ha studiata a memoria. Si studia ma non si applica, come si suol dire. Certo, la dizione non è esattamente il suo forte, ma va bene. Sentiamo lei, signor Puppio. Sì, signor Puppio con la dizione, però lui non è che ci va così tanto a tavolino, ecco. Sparsa, scusate, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto. Sì. Lenta le palme, sono focus sulla poesia. Devo fare buona impressione sul preside. Vai. Leva all'eterno un candido pensiero d'offerta. Sì. E muori. Bene. Perfetto. Signor Marrone, forza. Sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto. Sì. Lenta le palme, rorida. Di morte. Sì. Di morte e bianco. Dai. All'eterno. Non benissimo, ecco. Vabbè. Siamo una cosa, vorrei fare due chiacchiere con lei. Bene, signoria Santeramo, bene, signor Puppio, avete rimediato. Conto su di voi da ora in avanti. Andate qua. Zero, bro. Arrivederci. Ma quello di cazzo, ma quanto è alto sto ragazzo? Signor Marrone, ho sentito qualche difficoltà nella memorizzazione. Sì, perché c'ho un po' di difficoltà io a memorizzare cose a memoria, quindi mi impappino un po'. Mi impappino un po', mi piace. Mi impiccio. Si impiccia. La poesia era dall'elementare che non le imparavo a memoria, perché fin da lì basta. Voglio considerare che quello che è avvenuto ieri sia stato un caso isolato. No, quello lei. Proprio è la goccia che ha fatto tra bocca e vaso. Poi da là basta. Ecco, mi raccomando. Sia come. Bravo, bravo. Sì, bravo, bravo, mi piace. L'importante è capire i propri errori. Qualcuno infatti sta arrivando in collegio proprio per parlare con lui. Oh, frate, ma una nuova collegiale, attenzione. Mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo chi è, conosciamola. Prego, prego. Benvenuta. Certo, tutti questi espulsi in un giorno mi sembra ovvio che cazzo chiamare altri. Eccola qui, la nuova collegiale. Si sveglieranno molto pronta presto. Già con la divisa. C'è sta una ragazza. Buongiorno. Avevamo visto la sua backstory, se mi ricordo. Allora, vi voglio presentare la vostra nuova compagna. La certo. Signorina Costantini. Che ancora è tutta toccata e con i capelli lunghi. Lei da dove viene? Da Roma. Da Roma? Un monumento. Colosseo, ovviamente. Certo, certo. In quel nome, Callahan, Professor Callahan. Oh, il Professor Callahan! Guardate che bello giovine, mamma mia! Sembra un attore americano, bellissimo il Professor Callahan. A me l'inglese non piace, però c'è un professore molto buono, quindi... Giusto, yes, of course, it's a very good professor. Where are you from? I'm from Baltimore. In the state of Maryland. Yeah. In the USA, yes. Yes, Galizia, of course. Yes. Why are you coming in Italy? Perché amo Italia. È perché si mangia bene, ecco perché. Guarda, io amo Italia, ma la legge italiana fa un po' cacare anche le tasse italiane. Però il resto va bene, importante che c'è il mare e il cibo. Tra qualche timido approccio. In faccia, dimmi. Attenzione che già subito si vanno ad approcciare alla nuova collegiale. Ma anche il tempo, raga, è entrata da un giorno già subito. Bambola, col fisico del pezzo.
Perfetto, t'ha fatto mamma. So chi ne copertina. Ma sta chitarra dove la tirano fuori? Faremo una caccia al tesoro attraverso il paese. Uscirete dalle mura del collegio. Oh, fra bello! Bello si esce, mi sembra vero, che bello! All'herpes. Sono tutte malate nel suo collegio, raga. Cioè, quella all'herpes, quella all'occhio distrutto, poverino. Che cazzo succede? Mr. Parolin. Mr. Parolin. A person who cooks and prepares food is a chef. Good work, Red Group. Good work. Ah, quindi ogni risposta corretta vanno avanti. Nelson Mandela entra nell'ANC. Ma cos'è questa ANC? L'African National Congress. ANC, sì. Corretta. E dobbiamo aspettare 3 minuti. È partito il cronometro. Ma poi, prima di dare risposte affrettate, consultati con i tuoi amici, cat. Buon lavoro. Corri, corri, corri. What do you call a person who plays music? Repeat. Repeat. Dai, come si chiama una persona che fa della musica? Allora, music, ho capito che è musica. Person. Person. Musicist. Musicist. Perché deve rispondere lui e non tutti gli altri? Professor di musica. Penalty of 3 minutes. A musician. A musician, musicist, avevo detto. Ora io, raga. La squadra vincente. Gli ultimi gialli, ovviamente. È la squadra dei rossi. Attribuisco a ciascuno dei 5 componenti 2 crediti. Top. Ah sì, guarda che abbiamo vinto. Non c'era dubbio. Certo abbiamo vinto, non c'è dubbio, figa. Sono molto molto orgoglioso di nominare il migliore di questa. Siamo arrivati alla fine, migliore e peggiore della settimana. I peggiori li ha buttati fuori, quindi ce li siamo tolti dal cazzo. Però il peggiore dei peggiori, tra l'altro. Era una scommessa e per ora è una scommessa vinta alla grande. Signor Parolin, si alzi in piedi. Mamma mia. Lei non sta mollando, ma sta andando molto bene. Bravo Parolin. Anche fra le signorine, fra le collegiali, per la migliore della classe, questa settimana è la signorina Battaglia. Complimenti. Brava, bravissima. Sono non avevo dubbi. Marta. Sì, e ce l'ho fatta. Dai. Ma non posso certo complimentarmi con i peggiori. Certamente, signorina certamente. Signorina da... Eccomi qua, la più studiosa del collegio. Felicissima lei. È la seconda settimana. Vogliamo svegliarci, si vuole mettere a studiare. Zero. Oppure no. Ma non è la sola, signorina Damassi. I peggiori sono sempre le 2. I peggiori sono 2. Chiaro. Signorina del Pozzo, si alzi in piedi. Eccoci qua. Cosa mi dice del suo rendimento? Che niente. Fa schifo. Niente, infatti, niente. Signor Grosso, si alza. È il peggiore. L'ho fatto alzare per dire di continuare così e di fare ancora di più, perché comunque i docenti mi dicono che sta migliorando. Ma è rimasto insufficiente. Bravo, bravo Grosso. Perché non è lei il peggiore di questa settimana. Meno male. Di questa settimana è il signor Greco. No, Greco. Ma che sta di me si scesa, non fa di tutto. E non riesce a impegnarsi. Cosa vuole essere? Il campione dei peggiori. Ma mi sto impegnando. Ah, essere il campione dei peggiori ti sta impegnando, compa. Tutte, se si sta impegnando. Se non ci sto provando. Signor Greco. Ah. Enda. Cerchi di lottare. Anche se qualcuno di voi non ha dato il massimo, dovrà farlo. Certo. Altrimenti, perché fuori. Perché la settimana 21 ci sono gli esami di sbarramento. Che so? Che cazzo sono gli esami di sbarramento? Ora spiego, signorina Santeram. Chi risulterà peggiore a quegli esami lascerà automaticamente il collegio. E qua se ne va mezzo collegio fuori, raga, rimangono 3 collegiali. Mi sa che per questo esame di sbarramento devo studiare, purtroppo. No, signori, che dire. Io direi che per questa seconda puntata del collegio possa essere tutto. Grazie mille per aver visto insieme a me questa puntata. Nella prossima ci aspettano questi esami di sbarramento. Vediamo cosa succederà. Mezzo collegio probabilmente da fuori. In questa puntata 2 espulsi, molto bene, mi piace. Ci vediamo ovviamente con la prossima puntata, che uscirà sempre martedì prossimo.